La mostra del fotografo Gino Crisponi, No Flash Please, e dei pittori Gina Tondo, Moros e Mario Foisi, Quando divento bambino voglio fare il pittore, hanno aperto ieri la 29ª edizione del Calagonone Jazz Festival, una manifestazione che per 4 giorni farà della località turistica una delle capitali mondiali della musica jazz. Ad aprire l'edizione 2016 del festival, ideato e organizzato dall'associazione L'Intermezzo di Nuoro, la musica fusion della formazione degli Yellow Jackets, che hanno fatto il sold out nel teatro comunale gremito come nelle grandi occasioni. Gli Yellow Jackets non hanno deluso il pubblico composto da fans ed amanti della musica jazz nelle sue diverse declinazioni. Tra il pubblico anche l'ex ministro dei beni culturali Massimo Brai. Il quartetto composto da Russell Ferrante al piano e alle tastiere, tornato a Calagonone dopo 26 anni, Bob Minzer al sax, Dan Alderson al basso e Will Kennedy alla batteria, hanno sfatato il mito della fusion jazz come genere riservato ai cultori e sono riusciti a coinvolgere il pubblico presentando una scaletta che ha proposto alcuni nuovi brani alternati a pezzi improvvisati in cui la bravura e l'ispirazione dei musicisti ha fatto il resto. Stasera presso la Quali di Calagonone ci sarà una degustazione di vini e formaggi del territorio, dal momento che il connubio tra enogastronomia e musica rappresenta uno dei punti di forza della rassegna. La colonna sonora sarà fornita dalle Launeddas di Nicola August e dalla voce di Alessia Sanna.